Resolve offre degli strumenti straordinari per le operazioni di de-aging, skin smoothing, in sostanza per tutte quelle pratiche volte a lavorare volti incarnati. L'OpenFX Face Refinement, in particolare, riesce a compiere in un solo nodo e in pochi parametri tutte quelle operazioni che un tempo avrebbero richiesto maschere su maschere. Il problema è che il Face Refinement, tra l'altro assente nella versione gratuita di Resolve, fa affidamento su un sistema di tracking automatico che non sempre ha successo. Per questo motivo, mutuando una tecnica ben nota agli esperti Photoshop, ossia quella della separazione delle frequenze, ho creato un Node Tree in grado di soccorrermi ogni volta che il Face Refinement mi lascia a piedi. Questo è l'effetto lavoro e questo è il Node Tree disattivato. Vediamo come funziona. Prima di tutto si crea un Layer Node, Alt L, e si sceglie come Composite Mode Subtract. Il layer sottostante, che è quello più in alto perché ricordiamoci sempre Resolve è un bambino speciale, resta vuoto, mentre il layer sovrastante, ossia quello connesso più in basso, viene utilizzato per selezionare i dettagli che vogliamo mantenere, quelli che non vogliamo perdere nel successivo processo di sfocatura. Per avere un'idea precisa di ciò che stiamo facendo, attiviamo la modalità Highlight, Shift H, e scegliamo il metodo Difference. A questo punto, lavorando sul raggio del blur, definiamo la nostra selezione. In questo caso faccio particolare attenzione a quei dettagli che maggiormente partecipano alla percezione della nitidezza, come le ciglia. Direi che ci siamo. Nel nodo successivo, connesso in seriale, Alt S, crea una maschera per il volto dell'attrice, ovviamente da mandare in tracking, e abbassando il valore del Mid-Tone Detail, applico lo smoothing, che influenzerà tutto ciò che si trova all'interno della maschera, a esclusione dei dettagli selezionati nel nodo precedente. Ora devo solo aggiungere due nodi seriali, uno nella catena superiore e uno in quella inferiore, entrambi da lasciare vuoti e da connettere tra di loro tramite un layer mixer con modalità Add. Per chi si fosse perso, lascio in descrizione un link a una pagina su DP Track dalla quale è possibile scaricare il Power Grade. Cheers!